Allora, mister, una partita insomma importante quella di oggi per un altro segnale positivo, no? Abbiamo detto che era un trittico, doveva essere un trittico positivo questo delle tre gare in casa e adesso sono andate bene 2 su 3. Parlando un po' della partita, si è iniziati non con il piede giusto, concedendo un po' troppo alla Fermana, poi dopo è venuta fuori la qualità della Ternana e quindi la sua squadra insomma ha dilagato. Ma sì, l'inizio probabilmente è anche frutto dei tanti cambi, una squadra completamente nuova, e anche se sul gol poi c'è stato un errore, come sempre poi del resto, no? Quando subisci gol perché c'è sempre un errore, però poi la squadra ha preso in mano la partita e ha fatto vedere tutte le qualità che ha, e l'aspetto importante è che è riuscita a accelerare e rallentare tutte le volte che ha voluto, ha creato tantissimo, tantissime conclusioni in porta e vincere aiuta a vincere, fa da morale e quindi ci fa preparare al meglio la partita di domenica, che sarà un'altra battaglia. Mister, questa sera, oltre chiaramente al passaggio del turno come fatto positivo e al punteggio abbastanza largo contro la Fermana, direi che ci sono state anche alcune indicazioni positive per Don Romino, poi le conferme chiaro scontate perché già si erano evidenziate, di Ferrante, Partipilo eccetera eccetera, insomma, però buone indicazioni in ottica paganese. Sì, sono contento perché sono riuscito a dare anche il minutaggio che avevo in testa nei cambi, tipo Damian che non volevo dargli tutta la partita, quindi di questo sono contento. E poi dopo i nostri giocatori oramai li conosciamo e conosciamo la qualità tecnica, morale e tattica, quindi sono certezze che ci danno la possibilità di lavorare ancora di più, ripeto, per affrontare la Paganese domenica in un'altra battaglia. Ecco, applauso anche ai giovani scesi in campo oggi, no? Nesta, insomma, lo conosciamo, è in pianta stabile con la prima squadra. Onesti, no? Alla prima vera opportunità con i grandi, insomma, non ha demeritato. No, assolutamente. Gabriele Onesti era l'esordio, è un ragazzo del 2002, quindi molto molto giovane, però l'aspetto che mi è piaciuto molto è stato quello che lui ha sfidato tutte le volte che era in possesso di palla l'avversario, che è quelle che sono le sue caratteristiche, e l'ha fatto con personalità, tenendo anche il duello fisico senza paura, cosa che fa tutti i giorni in allenamento, perché lui è in pianta stabile con la prima squadra e oramai ha acquisito i tempi di gioco, l'impatto fisico, e quindi non può che migliorare. Gianmarco è un ragazzo che ha fatto suo quel ruolo, gli piace molto, e a mio avviso oggi ha fatto una partita, anche se all'inizio non è stato brillantissimo, ha sbagliato un paio di situazioni, però sicuramente sarà un ragazzo su cui la Ternana godrà di questa sua qualità. Se lo vuole sgridare in diretta qui davanti. No, ci penso domani, ci penso domani. Stasera ci è piaciuta anche in ottica difesa anche la coppia Celli Nesta, che tutto sommato, a parte che Celli è un jolly difensivo, quindi gioca in tutti i ruoli, però Celli Nesta che sono un'alternativa a Parodi e Mammarella. Ma sì, Celli, il suo ruolo è quello di terzino e sta imparando a fare anche il centrale, lo sta facendo molto bene, quindi è più che una sorpresa oramai, direi che è una certezza. Gianmarco, io ho puntato su di lui dall'inizio, ho voluto cambiargli il ruolo perché voglio dargli una prospettiva superiore a quella che aveva, a mio avviso, e quindi sono due ragazzi su cui facciamo affidamento, su cui faccio affidamento, e ripeto, Nesta piano piano si ritaglierà, e già adesso nelle ultime due partite è entrato, riuscirà a ritagliarsi tanto spazio perché lo merita. Mister, due cose veloci: ci tiene a una rivincita contro Vezzolino Capuano, e fuori Monza, Regina e Padova, la Ternana punta a vincere questa coppa, lo possiamo dire? Ma intanto la rivincita con Capuano non è altro che un eventuale passaggio del turno, quindi io tengo a quello, poi dopo Capuano
allenatore dell'Avellino, io sono allenatore della Ternana e quindi farò di tutto per batterlo, perché non è andata giù ancora la sconfitta che abbiamo subito qui. Per quanto riguarda le squadre che sono uscite, io non so che tipo di scelte hanno fatto, però penso che abbiano fatto le scelte come ho fatto io, quelle di cambiare, di vedere tanti giocatori, però a mio avviso bisogna esserci sempre dell'equilibrio, e io ho la fortuna di avere una rosa ampia, una rosa di qualità. Il gioco la filosofia di gioco, l'idea di gioco della squadra non sono cambiate, pur avendo cambiato 9 undicesimi rispetto a domenica, e quindi sono contento e punteremo a passare più turni possibili, arrivare più in fondo possibile. Situazione infortunata, oggi abbiamo rivisto Salzano comunque bene, in infermeria sempre i soliti, quindi Defendi, Bergamelli, si è aggiunto qualcun altro, siamo sempre, o qualcun altro insomma che era infortunato come Sini potrebbe essere disponibile a domenica? No, Sini è disponibile, si è già allenato 2 giorni con la squadra, quindi è completamente recuperato. Bergamelli sabato toglierà i ferri e quindi al dito per la frattura, e quindi non sarà disponibile domenica, ma poi da lunedì è completamente disponibile con la squadra, anche con la mano libera, perché in ogni caso in questo momento aveva difficoltà nell'attaccarsi, nel proteggere, e quindi poi del resto Salzano è a posto, è rientrato, non abbiamo Defendi, oramai è in via di guarigione, ha fatto allenamento ieri una parte con la squadra, oggi ha lavorato stamattina qui e oggi pomeriggio ha lavorato in piscina, quindi domani Gnosi è l'unico che ha un problema al flessore, però sta anche lui meglio, quindi puntiamo a recuperarli tutti quanti il più velocemente possibile. Anche Proietti recuperato naturalmente. Sì, Proietti recuperato, l'occhio è bello aperto, c'ha i punti, però è disponibile e giocherà sicuramente domenica. Va bene, grazie mister. Buona serata, grazie.